Abbiamo, per non essere detto, che ha funzionato direi molto bene. Direi di sì. C'è rammarico secondo me su questa partita perché per 60 minuti abbiamo fatto decisamente bene finché abbiamo tenuto fisicamente, essendo la terza partita anche con questo strafa, questo caldo, abbiamo tenuto bene, abbiamo giocato bene, c'è rammarico perché veramente per un tempo Pescara non ha tirato un po' con la sua volta, ha fatto due cross, ci siamo difesi molto bene, credendo di alti e la traversa di Pesce in un paio di occasioni, il loro è stato molto bravo, qualcosa da rivedere come è successo in area e c'è grande dispiacere. Io sono dispiaciuto che per i ragazzi e anche per i tifosi, poi che c'è un momento molto bello allo stadio, di aver fatto solo due punti in queste tre partite, perché penso che obiettivamente, senza voler dire nulla di eccezionale, ma solo con un po' di obiettività, qualche punto in più l'avremo meritato. Quindi sono più preoccupato quando si fanno queste partite o come quella di Bari, dove veramente concede poco e si portano a casa pochi punti. Devo dire bravi ai ragazzi perché hanno fatto una partita secondo me molto, molto valida, e non era facile contro questa squadra. Siamo gli unici che li ha fermati sullo 0-0, era la media, dicevamo ieri, di 3 gol a campionato, e li abbiamo contrastati, abbiamo rischiato veramente solo nel finale il palo di Brugman, e che era dopo l'azione da gol grossa di Castrovilli, la respinta quasi sulla linea, direi a volta sicura, e in contropiede abbiamo rischiato, però era la voglia di vincere, perché era importante il calcio di tre punti, e poi andare a vincere, promuovere la classifica, va bene. Volevo chiedere, il fatto che il Pescara abbia tirato così poco in porta, soprattutto nel primo tempo, secondo lei più merito della Cremonese o del merito del Pescara, che magari non era in giornata particolare? Non sta a me giudicare uno o l'altro, io guardo cosa hanno fatto i miei, sempre primi sulla palla, sempre corti, sempre aggressivi e soprattutto propositivi. Quando avevamo la palla si cercava sempre di ripartire senza mai rallentare la manovra. Quindi io, dopo, ognuno dirà che la sua squadra ha fatto più o meno bene, io parlo per la mia che ha fatto molto bene. Penso che abbiamo chiuso le fonti di gioco vedendo gli alti, con una buona, un modo di stare in campo molto corto, e è quello che è stato favorevole. Poi non so se di solito riesco a far meglio anche se pressati, questo non so. La conferma comunque che qualsiasi giocatore sia infortunato e venga sostituito, siamo abbastanza tranquilli oggi, non abbiamo avuto. Ma sì, direi di sì, perché l'intensità con cui ha giocato oggi, esempio Cavion, che ci mettono veramente tutto il cuore. E userò la parola che molto spesso viene considerata una retorica, quella del gruppo, ma io dico, se c'è un gruppo sano, un gruppo forte, e siccome ci alleniamo tutti alla stessa maniera, si cerca di, poi è chiaro che ci sono le qualità, l'esperienza o tante altre cose che possono fare piccole differenze, però se la dinamica di una positività di gruppo ti porta anche sul campo poi a fare tutte le cose fatte bene, perlomeno di dire sappiamo cosa fare, e quindi facilita aiuta tutti.